Durante la faida di Scampia, che ha visto contrapposti il clan di Lauro e il clan dei scissionisti, sono morte circa 60 persone. Tra queste 60 persone c'erano 17 persone innocenti. Tra queste 17 persone innocenti c'era anche mio cugino. Mio cugino si chiamava Antonio Landieri, era un ragazzo di 25 anni, disabile. E lui è stato ucciso proprio mentre giocava a biliardino con altri suoi cinque amici. Io dico sempre che Antonio è stato ucciso due volte. Una volta dal piombo dei clan e una volta dal cattivo giornalismo, da quel giornalismo che non indaga, che non va a fondo. Perché il giorno dopo la morte di Antonio, giornali locali e nazionali lo definivano uno spacciatore internazionale. C'è un ragazzo che aveva difficoltà a parlare che improvvisamente viene accostato al cartello di Calì. Noi come familiari ci siamo trovati improvvisamente catapultati in un ciclone di inchieste, di perquisizioni, di telecamere che arrivano e ti mettono l'obiettivo in faccia, che tu in quel momento sei morto fresco di giornata. Antonio purtroppo è stato seppellito come un boss in una bara comunale, perché il questore non sapeva se questo ragazzo era o non era un criminale. Per noi è tristemente celebre una frase, la frase del dottore che è constatato la morte di Antonio, che ci disse queste testuali parole, ci disse gli sarebbe bastato un passo. Dopo la morte di Antonio abbiamo fondato a Scampia l'associazione Vodisca. Vodisca è l'acronimo di Voci di Scampia. Eravamo in quattro e abbiamo scelto il simbolo della voce perché la voce è qualcosa che può rompere il silenzio dell'omertà. Si è instaurato un legame fortissimo con il Piemonte, che ha accolto questa storia a braccia aperte. Ed è successa una cosa molto bella quest'anno, il 1º giugno del 2010, che un bene confiscato alla mafia in Piemonte, Cascina Arzilla, un bene confiscato appunto nel comune di Volvera, nel torinese, è stato dedicato a mio cugino Rita Atria, un'altra giovane vittima della mafia durante la guerra che coinvolse la Sicilia negli anni 90. E Vodisca, diciamo che fa l'opposto di quello che fa la camorra. La camorra paradossalmente entra nei ragazzi, si insinua nelle loro vite, nei momenti di sconforto, nei momenti di insicurezza. Invece Vodisca cerca di fare proprio l'opposto, cerca di insinuarsi sulle passioni, sulle certezze dei ragazzi. Lavoriamo per questo con il teatro, con la musica, con l'hip hop, la pittura. È stato per noi una cosa molto bella vedere che i ragazzi si impegneranno per la legalità a 800 km di distanza, ricordando Antonio. Un luogo che apparteneva alla criminalità è stato restituito alla cittadinanza in memoria di una vittima innocente, di due vittime giovanissime. Quando io ho scritto il mio secondo libro, Libera Voce, abbiamo deciso di devolvere tutti i beni, tutti i diritti d'autore di questo libro per la ricostruzione di Cascina Arzilla. E noi abbiamo fatto questo gesto perché crediamo in un'Italia unica, in un'Italia fatta da italiani, non da nord e sud, da italiani che si rendono fruni d'umanità. E questo gesto della Scampia spesso disagiata, raccontata sempre dal punto di vista criminale, che dà una mano al nord industrializzato per rimettere a posto un bene confiscato, per noi è un grande gesto, un gesto da italiani che danno una mano dove serve una mano, indipendentemente dal posto in cui si abita. Invece utilizziamo il viaggio anche come un momento formativo di istruzione con i ragazzi dell'associazione, proprio perché andare magari in un'altra regione d'Italia può allargarti la mente, prendi altri modelli, vedi se funzionano nel tuo territorio, li sperimenti. E vedere all'inaugurazione i genitori di Antonio, la famiglia di Vito Scafidi, giovane ragazzo morto nel crollo di una scuola, che l'inauguravano, che la restituivano alla cittadinanza, per noi è stata una vittoria incredibile. Il
Il 2 luglio di quest'anno è stata inaugurata a Scampia la prima casa editrice del territorio, la Marotta e Cafiero Editori. La Marotta e Cafiero è una casa editrice che nasce a Napoli negli anni 60, quindi c'è anche una responsabilità culturale e storica verso questa impresa. I proprietari, Anna Cafiero e Tommaso Marotta, hanno deciso di andare in pensione e invece di chiudere l'attività, di far finire un ciclo che ormai durava dei 50 anni, hanno deciso di donare a noi di Scampia questa casa editrice gratuitamente. In questa società capitalista, in questa società dove niente si fa per niente, un dono del genere è una grande favola cittadina. A causa comunque delle difficoltà che sono quelle che ti impone la crescita, come quella dell'università, del lavoro, l'avere i figli, per cui abbiamo deciso di trasformare questa nostra attività in una realtà comunque che fosse professionale. Quando ne abbiamo proposto questa cosa all'inizio tutti ridevano, in uno dei quartieri più analfabeti d'Italia proporre un'impresa culturale, proporre una casa editrice, com'era possibile? Poi quando abbiamo pubblicato il nostro primo libro, quando abbiamo raccontato i nostri canoni, il pubblicare su carta riciclata, il pubblicare con licenza Creative Commons, avere un occhio particolare per i dislessici, per i non vedenti, beh, tutti si sono ricreduti. E oggi in questa casa editrice lavorano webmaster, grafici, addetti stampa, ragazzi del quartiere che lavorano con i ragazzi del quartiere, per i ragazzi del quartiere attraverso la cultura. Io ho imparato una cosa vivendo in questo quartiere, che non bisogna più aspettare la mano del Padre Eterno dall'alto, siamo gente che vive con l'etica del fare. Può essere quello che tutti noi vogliamo, cioè essere ragazzi educati, non essere soprannominati, però ormai è stato fatto. La delinquenza che c'è ci porta molta difficoltà a crescere bene, però con l'aiuto delle nostre famiglie e con la società di calcio specialmente possiamo andare avanti normalmente. Lo Scampia non è solo rapine, scippie eccetera, o droga, qua ti puoi anche divertire. Qui a Scampia non è buono la gente, bella e buona è una gente vicina a te, no a me però. E la gente dice che lo fa che là, perciò ne fatto questa scuola calcio. No, io voglio vivere a Napoli, però se devo fare dei viaggi fuori, per conoscere altra gente, altre civiltà. No? Per me è importante che qui a Scampi siamo tutti bene, non si... qua nella TV per esempio sparatori, rapine, non ci si figli, però tutto che sono blessi la mia. E stiamo qui a tutto quanto, hanno faticato tutto quanto e stiamo qui a tutto quanto. La grande, o calciatore o vorrei diventare avvocato. Mi piace studiare, quindi vado anche nello scientifico, l'impegno è diventato. Cioè diventare calciatore, questo è il mio sogno. Se poi non riesce, peccato, ci ho provato con tutte le mie forze. So che non lo posso fare perché ho un fisico. ma me, però Messi è pieno. Mangio. E io pure se mangio. Non lo posso fare perché subito l'ho sfrutto. Sembrerà strano, ma l'ottimismo nei momenti difficili viene preso proprio dagli occhi dei ragazzi, perché quando guardi un ragazzo qui lo vedi vispo, sveglio, che ha voglia di emergere, no? Ha voglia di riscatto. Però io credo che il nostro Bronx energetico, come a volte definiamo Scampia, ci dà sempre dei segnali positivi. Questi segnali positivi sono per noi delle ricariche, sono soprattutto gli occhi vispi dei bambini. Probabilmente questo non è nemmeno un pregio per i ragazzi del sud di Napoli, di Scampia, perché sono stati costretti a crescere prima.
ba. Bao bei bui, bao bei bui, ba ba. La nostra forza sta proprio nel livellare le opportunità tra nord e sud, tra centro e periferia. Oltre a questo, mi piace pensare che chi esce pulito da questo posto, chi esce pulito da questi territori, c'ha una marcia in più. Forse è proprio perché sono cresciuta a Scampia che sono un po' più sveglia. Mi sono accorta che forse quello che noi qui consideriamo normale, forse poi tanto normale non è. Perché io sono nato qua a Scampia, io vivo normalmente. Poi se io abitassi a Milano, chiederei uno di Milano, come ti trovi a Milano? Cioè, penso che uno direbbe normale. Bodisca per me, cioè, ormai fa parte, cioè, un pezzo di me. Cioè, se io dico Bodisca, dico un pezzo di Laura. Cioè, ormai, dice Rosario, è come un fratello. Ho tutte le giornate quasi impegnate. Mi diverto, sto bene. E, diciamo, il mio livello culturale aumenta sempre di più. Bodisca per me è stato una rivincita più che altro, per tutte le volte che ci hanno infangato, per tutte le persone che ci giudicano senza sapere. Di certo non è sempre come descrivono i giornali, cioè non è sempre il lato negativo di Scampia, sempre le cose brutte. Tutte le situazioni che si vedono in telegiornale, la televisione d'oggi che oramai ti umilia proprio, credo. A volte penso che la televisione si dovrebbe spegnere per un po' in tutta Italia, non vederla. Questa cosa può fare molto per Scampia. Cioè, a me non parla solo di morti, di rapine, eccetera. Parla anche di teatro, cioè, di cose buone. Ci tiriamo un po' su, così ci prendono, non sotto con l'occhio, come dicono con la palloccia. Se lo si vuole, si può avere un futuro stabile e concreto a Scampia come in qualsiasi altra parte del mondo. Però il mio sogno è quello di diventare dottore, perché mi dà proprio lo stimolo, non so, anche un po' di eroe, no? Salvare le persone, di curarle, magari chissà, entrare anche nel campo scientifico a trovare qualcosa di nuovo che può servire per l'umanità. Non ce la farei ad andare via, non ce la farei anche se volessi. Io sono felice di vivere in questa zona e comunque voglio rimanerci per lottare per il futuro. Se uno non sa che può scegliere, che ci sono dei modelli diversi, che la realtà non è soltanto quella che magari ti circonda, magari non sceglie proprio perché non lo sa. Io, pensando alla casa editrice, dico sempre che noi non abbiamo cercato il fiore nel deserto. Lo abbiamo piantato, è un gesto di concretezza, di ragazzi che in questo territorio si uniscono, si mettono insieme per il bene del territorio. Perché nonostante tutto, nonostante tutti ci dicono avete perso un cugino, un parente, questo è un quartiere difficile, perché non ve ne andate? Noi rispondiamo sempre nello stesso modo, perché questa è casa nostra.